Oggi faremo uno degli scherzi più epici mai fatti nella casa degli youtubers a Capitan Blazer. Perché prego signor Bob il cameraman venga di qua. Ho comprato dei serpenti finti su Amazon. Raga, queste qui dovrebbero essere tipo delle vipere. Fa davvero paurissima, guardate qui, è ultra realistico. E la mia idea è quella di nascondere tutti questi serpenti finti per la casa e far prendere un bello spavento a Capitan Blazer. Capi in questo momento in camera sua, appena finito di registrare un video di Fortnite, quindi iniziamo col nascondere magari un serpente di qua. Cioè raga, ultra realistico questi serpenti, com'è possibile? E ad un certo punto tirerò un urlo fortissimo e farò venire Cap qui e inizierà questa caccia contro i serpenti. Ma mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, spolliceo da più non posso e vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando la campanellina, perché dobbiamo arrivare a 200.000 iscritti sul secondo canale. Allora, di qua abbiamo il serpente ultra realistico e adesso tirerò un mega urlo che sicuramente farà uscire Cap dalla camera. 3, 2, 1. Ah! Aiuto! Aiuto! Aiuto Cap! C'è un serpente! C'è un serpente! Cos'è successo? Cos'è successo? Dimmi. Cosa? Chiudi quella porta. Hai distrutto qualcosa? Hai distrutto il mio letto? Cap, Cap, c'è un serpente dall'altra parte. È nero, è bruttissimo. Si ascolta, stava muovendo. Dammi questa cosa, spegni sta fotocamera. Bob, vai via, fai qualcosa. Ascoltami, dobbiamo trovare una soluzione. Ascolta, io non ce la faccio. Io non ce la faccio andare di là. Io non ce la faccio, mi hai fatto uscire. Io esco dalla finestra, io vado. No, 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 no. Dove credi di andare? Non puoi uscire dalla finestra. Come l'abbiamo trovato in corridoio, possiamo trovarne qualcun altro anche in giardino. Dobbiamo andare a controllare. Prima cosa, io lì di fuori non ci vado. Io ho paura dei serpenti, ho detto. No, non aprire la porta, stai fermo. Non me ne frega, siamo coinquilini, le cose vanno affrontate in due. Già mi hai distrutto il letto per colpa di questo serpente. Io come dormirò questa notte? Quindi ora vieni e dobbiamo andare a cercare questo serpente. Ok, lo faccio solo perché ti ho distrutto il letto, non so nemmeno com'è. Ok, però ti prego, fai piano. Per favore. Per favore. Tecnica, se non fai tanto casino, pure se non sbatti i piedi, lui non potrà fare. Stai attento, stai attento. Non è più, non è più lì, non è più lì. No, 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 no. No, 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 no. No, io me ne vado. Non me ne frega, ma sei un albero. Vieni qui, affrontiamo il serpente. Oh cavolo, oh cavolo. No, 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 no. Sto scherzando, capo. Dimmi che... No, aspetta, aspetta, aspetta. Adesso devo controllare meglio. Come qui non c'è, allora perché ti sei spaventato? Perché ti sei spaventato? Oh cavolo, è lì, è lì. È in cucina, è in cucina, è in cucina. Tu resta un attimo qui, resta un attimo qui. Raga, ci sta cascando in pieno. Guardate qui, Bob, prima appoggiato il serpente qui. Ma cosa ne pensate se lo mettiamo qui fuori in giardino? Secondo me prenderà un bello spavento. Cap, vieni, se n'è andato il serpente, non c'è più lì. No, dai. Io non voglio più uscire da questa stanza. Chiudi quella maledetta ma porta. Che? Va bene, ti chiudo la porta, però se n'è andato. Potrebbe entrare qua ma dentro. Non c'è più, ma ti rendi conto che abbiamo un serpente in casa? Un serpente in casa! Ma è un innocuo serpente! Solitamente il serpente nero non fa neanche tantissimo, non è neanche velenoso. A meno che non è una vipera. Se è una vipera voglio starne anche io alla larga. Ma certo che è una vipera, l'hai visto, è nero, è sottile, è anche abbastanza lungo. È una vipera, è proprio una vipera. È una vipera, ce l'abbiamo in casa. No, 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 ok, non me ne frego, chiamo il 911. No, il 911. Il 118, chiamo qualcuno, il 115, fatemi fare qualcosa. Ma come ti viene in mente di chiamare il 118? Cosa c'entra il 118 con un serpente che abbiamo in casa? Dobbiamo andare lì e cercare di ucciderlo, così almeno il serpente non uccide noi. Io non ucciderò mai quel serpente, io non uccido gli animali. E altra cosa, io non esco da questa stanza. Io non esco da questa stanza. Hai sentito? Hai sentito quello striscio? No, non l'ho sentito. Sentito? No. Sta strisciando in corridoio, secondo me. Sta strisciando in corridoio, dobbiamo andare a controllare. No, io non esco da questa stanza. Non aprire quella porta! Dai, io l'apro, me ne frega. Dobbiamo farlo. Per il bene. No, per favore, per favore. Aspetta. Ok, l'hai scacciato, l'hai scacciato. Solitamente. Perché l'hai scacciato? Non è che sei infilato lì dentro. Fermo, fermo. Lo vedi qualcosa di viscido? Fermo. Lo vedi qualcosa di viscido? Cos'era? Fermo. Ok, non è qua dentro, non è qua dentro. Vieni, vieni qui, vieni qui. Vieni, vieni qui con me, capo. Tu
dobbiamo controllare il giardino, è importante. Ma che in giardino non esco. È per... No, basta, devi essere coraggioso, devi essere coraggioso, vieni qui con me. No, cavolo, non voglio uscire in giardino. Non voglio, è lì. È lì, via, in camera. Cavolo, che schifo. Fra, non distruggere anche il tuo letto. Ce ne sono uno, ce ne sono due. Dimmi quanti ce ne sono. Ti prego, quanti ce ne sono? Non vorrei darti una brutta notizia, ma solitamente un serpente femmina fa tante uova, quindi chissà quanti ce ne saranno. Ok, ma ora ce n'è uno, ce ne sono due, ce ne sono tre. Quanti ce ne sono, cavolo? Non te lo so dire. Tu nel frattempo resta qui, vado a controllare io in giardino se c'è. Questa mi sembra un'ottima idea, questa è veramente un'ottima idea. Io starò qui a fare un sonnellino. Fifone, vai, fate il pesolino. Perché sono stanco. Ragazzi, com'è possibile che Cap ci sta cascando così tanto? Adesso usciamo fuori in giardino, prendiamo questo serpente finto e lo nascondiamo qui in bagno. Io non oso immaginare la reazione di Cap quando vorrà venire in bagno. Cap, allora, novità, non avere paura, ci sono novità. Io che sono forzuto e coraggioso, sono uscito lì fuori in giardino, ho preso il serpente, visto che era poverino, non volevo ucciderlo, mi dispiaceva. L'ho lanciato fuori dal nostro giardino, quindi ora non ci dovrebbero essere più serpenti. Anche se prima ho sentito qualcosa. Cos'è lì? Ma non c'è niente, è il caricabatterie, è il caricabatterie. Ho capito, mi sono spaventato. Ma ti rendi conto che ti stai spaventando per un caricabatterie? Ma adesso stiamo raggiungendo livelli veramente di incompetenza. Io sarei quello spaventato che ha paura del caricabatterie. Chi è che ha preso il serpente in mano e l'ha lanciato? E chi è che stava in camera così? Con un cuscino in mano, sono una principessa, il cuscino rosa, ho paura. Ma vai via, capo. Prima cosa, non devi assolutamente per nessun motivo insultare il mio bel cuscino rosa. Sì. E in secondo luogo, io non è che stavo come una principessina qui a piangere, a far cose, è semplicemente che stavo dormendo in piedi. Ah, stavi dormendo in piedi e con gli occhi aperti? Un nuovo modo di dormire, una nuova moda del 2020? Certo che è una nuova moda del 2020, si vede proprio che sei un boomer. Comunque adesso basta, devo andare in bagno. Ciao, io torno in camera mia. Io. No, dai, non c'è più niente qui, stai tranquillo, sì, vai in bagno. Devo entrare anche io un attimino in bagno. Ma perché devo prendere una cosa in bagno. Vabbè, dai, chiudi la porta. Che cavolo direi, aggiungerei, non ci mancherebbe altro. Che cavolo hai fatto? Cosa? Cap? No, ti stai sbagliando. Mica c'era un altro serpente lì in bagno. L'ho detto, eri un fifone, lo sapevo che mi stavi mettendo, non l'hai buttato veramente fuori, lo sapevo che non saresti stato così coraggioso. Chi è adesso la principessa che abbraccia il suo cavolo di cuscino? Ah, non ci posso pensare, basta, ormai i serpenti a me non fanno più paura. Vado in bagno e vado a prenderlo. Ci sta cascando in pieno, ok? Prendiamo il nostro serpente finto. E adesso questo lo lanceremo addosso a Cap. Ah, Cap! Cap! Si sta muovendo! Si sta! Ah! Questa faccia! C'è il serpente in camera tua! Aiuto! Cap, sta di là! Sta di là, si sta muovendo ancora! La prova a prendere! La prova a prendere! Cap, perché hai spento le luci? Non puoi stare! Cap, c'è un pezzo di serpente nella tua camera! Aiuto! Cap, calmati! Cap! La scrivania! Ma aspetta, ma non si muove, lei ci... Non lo so, Cap. Ma scusa un attimo, Ma è finto! E sono sicuro che tu lo sapevi! No, non sapeva proprio nulla! Non sapeva nulla!